Ieri è appena stata notificata un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Un uomo si è suicidato a Bagheria. Questa mattina Romano Prodi ha partecipato ad un IPA, l'incontro sul tema The War Produces Changes. Lulu Corlando traccia un bilancio di quello che è stato fatto nella sua ultima amministrazione a Palermo. Le ZES sono pienamente funzionanti, lo ha annunciato l'assessore regionale alle attività produttive Mimmo Turano. Sarà la Virtus Entella la squadra che sfiderà il Palermo nella gara dei quarti di finale dei play-off per la promozione in B. Bentrovati alla prima edizione del TG di Media News di venerdì 13 maggio. Apriamo con la cronaca. Un uomo si è suicidato a Bagheria. Ieri è appena stata notificata un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. L'uomo, un funzionario provinciale, era accusato di corruzione. Vediamo. Marcello Miraglia, 60 anni, funzionario della Polizia Provinciale in forza alla città metropolitana di Palermo, stanotte si è suicidato lanciandosi dal suo appartamento al sesto piano a Bagheria. La tragedia è avvenuta durante le fasi di notifica di un provvedimento di custodia cautelare in carcere a causa di un'accusa di corruzione. Secondo la ricostruzione dei fatti, l'uomo, coinvolto in un'indagine per corruzione nella quale sono implicate altre 9 persone, avrebbe chiesto a uno dei finanzieri presenti durante le fasi di notifica dell'ordinanza di andare in bagno. Là avrebbe aperto la finestra e si sarebbe lanciato nel vuoto. Inutile il tentativo di trattenerlo da parte di uno dei finanzieri, che si sarebbe ferita una mano per scongiurare il gesto estremo. Cambiamo argomento. Questa mattina Romano Prodi ha partecipato a Palermo al Dipartimento di Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali dell'Università all'incontro sul tema The War Produces Changes. Siamo al convegno promosso dal Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università di Palermo dal titolo La guerra produce cambiamenti. Tra gli interventi previsti anche quello dell'ex presidente della Commissione Europea ed ex presidente del Consiglio Romano Prodi. Abbiamo vissuto lunghi anni in cui la Commissione Europea, tutta l'Unione Europea aveva rapporti, la stessa NATO aveva rapporti costruttivi con la Russia, ha una tensione progressiva, adesso è una guerra aperta, insomma. Come finisce? L'unico passaggio che può portare alla fine di questa guerra è un accordo fra Cina e Stati Uniti, il resto poi useranno come mediatore magari lei, ecco, o chiunque, ma se non c'è un accordo fra le due grandi potenze mondiali si va avanti. Intanto, come vede l'asse Draghi-Macron e quale cambiamento e quale contributo potrà apportare in questo momento? Ma può essere importantissimo, dico può perché la decisione in mano di Macron, no? È lui che, cioè la Francia che dispone dell'arma nucleare e dispone del diritto di veto al Consiglio di sicurezza. Se Macron ha l'intelligenza politica e la capacità di mettere assieme Francia, Italia, Spagna e Germania, ovviamente, e si fa una cooperazione rafforzata, a cui aderiscono tutti gli altri paesi che vogliono aderire, si fa come con l'euro, si costruisce accanto alla moneta una politica estera e una difesa comune. Lo farà? Non lo so perché la Francia, che ora è l'unica che ha questa responsabilità dopo l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea, ha sempre delle nostalgie del passato. Ecco. Normalmente la storia si studia e si comprende a posteriori. Esiste un metodo per leggere il presente?
Questa è una bellissima domanda. La verità sostanzialmente è che noi siamo in un periodo di grande trasformazione. Concetti che prima erano diciamo fondamentali, come la globalizzazione o la pace, che ha contraddistinto l'intera diciamo realtà dell'Unione Europea per decenni, sono in profonda crisi, e quindi tutti siamo in cerca di coordinate di senso. Da qui l'esigenza anche dell'incontro con il mondo esterno all'Accademia, e quindi in questo caso col professore Prodi, per riorientarci, per avere strumenti in più, per comprendere cosa accade. Non ci sono risposte preconfezionate, però c'è uno sforzo nostro e dei nostri studenti di diciamo avvicinarsi a questa comprensione. Ancora nessuno spiraio per un cessate il fuoco in Ucraina, nessuna svolta nel conflitto che fondamentalmente registra un equilibrio tra i due eserciti in campo. L'analisi del generale Paolo Capitini, docente di storia militare alla scuola sottufficiali dell'esercito. Una guerra che continua, ancora nessuna apertura per un eventuale cessate il fuoco definitivo, ecco. Sembra che ciascuno mantenga la propria posizione. Sì, in pratica si potrebbe dire che continua a piovere, una pioggerella leggera che continua a bagnare, però bisogna considerare che anche la pioggia leggera cambia l'ambiente. Sembra che non succeda niente, in realtà stiamo assistendo a una battaglia di arresto tra l'esercito ucraino e l'esercito russo. Questi due eserciti si stanno affrontando lungo tutta la linea del Donbass, a prezzi di alti perdite e di grandi consumi di munizioni. Al momento, ed è quello da sottolineare, al momento la situazione è quasi in equilibrio, con gli ucraini che stanno avendo dei buoni successi a nord di Kharkiv, tanto da aver quasi raggiunto la frontiera con la Russia, e al contrario i russi che chilometro dopo chilometro, villaggio dopo villaggio, avanzano nel sud del Donbass. Certo, se dobbiamo attenderci o prefigurare una data per una svolta, al momento ancora non si intravede, ma è nella natura delle cose che questo prima o poi avverrà, e avverrà dopo tra qualche settimana, penso. La settimana scorsa c'è stata la parata per i festeggiamenti della vittoria nella Seconda Guerra Mondiale dell'esercito russo, dell'Unione Sovietica. Sì. C'è stata la parata sulla piazza Rossa annuale, che è un po' il simbolo, un po' un momento cruciale dell'attività politica di Putin e della sua leadership. Noi dal nostro punto di vista occidentale forse avevamo troppe attese sia sulla data sia sul discorso che sarebbe dovuto essere tenuto da Putin. In realtà quello che si è assistito è stato un leader di una nazione che si rivolge al suo popolo, lo rincuora, gli dà una prospettiva di vittoria futura, ma poco altro. Quello che si nota, come sempre nelle parate anche ex sovietiche, sono alcune assenze. Una fra tutte, quella del capo di Stato Maggiore della Difesa russo, che è la carica numero uno nella catena militare dopo il ministro della Difesa, che veniva dato per leggermente ferito 15 giorni fa, ma che poi è sparito. Voltiamo pagina. Ha scelto l'atrio della biblioteca di Casa Professa a Palermo per la sua conferenza stampa di commiato il sindaco uscente Leo Luca Orlando, che ha tracciato un bilancio di quello che è stato fatto nella sua ultima amministrazione, manifestando soddisfazione per il suo operato e per quello che è riuscito a dare e fare per la città di Palermo. Il luogo dove Paolo Borsellino ha tenuto 30 anni fa un indimenticabile suo intervento, che costituisce certamente il suo testamento a una città che era governata dalla mafia e che grazie all'impegno di persone come lui si è liberata dal governo della mafia, e oggi è una città dei diritti. Ecco, io credo che il senso di questa mia iniziativa è quello di rendere conto con grande calma delle tante cose fatte, delle tante cose da fare, dell'esigenza però soprattutto di difendere il valore supremo della dignità di questa città, che non ha più la faccia di Ciancimino, che non si identifica più con la mafia e che è diventata la città dei diritti dei condannati a morte
degli LGBT, dei migranti, la capitale della mafia. Mi sembra che sia il cambiamento più grande che una città abbia fatto negli ultimi 40 anni, lo commentavamo assieme ad Anne Hidalgo, al sindaco di Bruxelles, sabato scorso a Parigi, dove mi hanno chiesto di parlare di questo straordinario cambiamento, di questa straordinaria città. Ecco, io credo che questo incontro di oggi è un modo per dire che è per adesso finita la mia era da sindaco, non è finita né la mia era né quella dei sindaci, e quindi se io muoio stanotte muoio felice, missione compiuta ma non ancora completata, c'è ancora qualcosa da fare e parlerò molto a lungo anche delle criticità di questa città. Non bisogna però utilizzare le criticità di questa città per distruggere una visione. Troppi incolti, troppi nostalgici del passato, troppo comparse con pupari che stanno fuori dalla scena, stanno cercando di criticare l'amministrazione per cose che non funzionano e non funzionano, per distruggere invece la visione che a loro fa danno e fa bene invece ai palermitani. Le ZES sono pienamente funzionanti, lo ha annunciato l'assessore regionale alle attività produttive Mimmo Turano nel corso della riunione del comitato di indirizzo delle ZES Sicilia Orientale convocata ad Augusta dal commissario straordinario del governo Alessandro Di Graziano. Risultato raggiunto, abbiamo insediato il comitato di indirizzo delle ZES e per questo ringrazio il professore Di Graziano che è stato solerte nel costruire un meccanismo agile e veloce che permette di raggiungere l'obiettivo di insediare tante imprese in Sicilia orientale. Il 25 maggio lo faremo con il professore Amenta per la Sicilia occidentale e potremmo dire con viva soddisfazione che le ZES sono operative. Sono molto contento di questo risultato e sono contento di aver raggiunto l'obiettivo di poter dire che in Europa ci sono 69 ZES, in Sicilia il presidente Musumeci, Mimmo Turano e il governo della regione ne hanno portato due. Oggi si è riunito per la prima volta qui ad Augusta il comitato di indirizzo della ZES Sicilia Orientale. Lo strumento permette già oggi di aver approvato tre convenzioni con due principali istituti di credito nazionali, Unicredit e Intesa, e con l'istituto finanziario più rilevante in Sicilia, l'IRFIS, che sono strumenti da consegnare agli imprenditori per agevolarli ulteriormente negli investimenti. E i passaggi successivi saranno quelli di discutere di quelle che sono le potenzialità delle ZES, anche associate alla zona doganale e a tutto il resto. Sono state oltre 11.000 le prestazioni erogate nelle 49 tappe dell'Open Day itinerante dell'ASP di Palermo, di cui 42 in provincia e 7 in città. Una media di 220 esami a tappa. Il report di un'iniziativa di prevenzione unica in Sicilia, che è stato presentato al seminario regionale sulla corretta applicazione del piano di prevenzione 2020-2025, i camper dell'ASP saranno domenica ad Altofonte per poi approdare il 18 e il 19 maggio a Linosa. Durante il seminario regionale sulla corretta applicazione del piano di prevenzione 2020-25 è stato presentato il report dell'Open Day itinerante dell'ASP Palermo. Oltre 11.000 le prestazioni erogate nelle 49 tappe, di cui 42 in provincia e 7 in città. Una media di 220 esami a tappa. Un'iniziativa di prevenzione unica in Sicilia che prosegue domenica ad Altofonte per poi approdare il 18 e il 19 maggio a Linosa e concludersi il 22 settembre a Monreale. Camper avranno così toccato tutti gli 82 comuni della provincia di Palermo, oltre che le isole. È stato un risultato per noi considerevole che ha confermato la qualità delle nostre scelte. Mettere in campo una sanità che possa essere la più disposta ad abbracciare, ad andare incontro ai nostri cittadini in tutte le loro realtà comunali, affinché si possa promuovere l'avvicinamento del cittadino all'attività di prevenzione. Abbiamo dato l'opportunità a tutti i cittadini della nostra provincia, a prescindere dalla loro sede e se il comune fosse o no in una posizione, diciamo, dislocata rispetto ai nostri centri, la possibilità di poter aderire ad una campagna di screening che è fondamentale per la tutela della propria salute. È stato un risultato ragguardevole, considerevole, che ci ha consentito di poter dire che l'azienda ha raggiunto una parte degli obiettivi
ma soprattutto l'azienda è riuscita a porre in essere questo principio di equità degli accessi che ci stava molto a cuore. Quali sono gli obiettivi fino al 2025 che vi proponete e di cui parlerete oggi? Intanto consolidare questo risultato e poterlo fare diventare un modello organizzativo che possa essere, proprio per i risultati che ha offerto, possa essere poi implementato con una istituzionalizzazione del servizio. Formazione sempre più pratica per i medici del futuro, l'iniziativa della Scuola di Medicina dell'Università degli Studi di Palermo con i simulatori di casi clinici per imparare le principali tecnologie diagnostiche e terapeutiche. Pensare a una didattica più pratica e meno teorica per formare al meglio le nuove generazioni di medici. È con questo obiettivo che la Scuola di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Palermo, presieduta dal professore Marcello Ciaccio, ha presentato in un incontro aperto ai docenti, agli studenti e ai professionisti dell'azienda ospedaliera universitaria alcuni modelli di manichini in grado di simulare le diverse situazioni cliniche che ogni giorno si possono presentare in reparto. Simulatori basati su tecnologie altamente innovative e all'avanguardia che riproducono con estrema precisione i tessuti del corpo umano e consentono di ricreare sia condizioni fisiologiche che patologiche, dando l'opportunità agli studenti e professionisti di simulare una reale visita, inclusa la richiesta di esami diagnostici o intervento chirurgico. L'incontro è nato per fornire agli studenti una formazione di alto livello che includa non solo nozioni teoriche ma anche pratiche. Una nuova forma di didattica che garantisce allo studente una formazione completa, arricchita dall'esperienza, che rappresenta un aspetto fondamentale, soprattutto oggi che le lauree sono diventate abilitanti. La Scuola di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Palermo mira quindi a fornire allo studente tutti gli strumenti per diventare un professionista qualificato, un obiettivo che ha una valenza ancora maggiore all'interno di un ospedale universitario che coniuga didattica, ricerca e assistenza. Siamo entrati nel futuro facendo un altro passo in avanti verso una nuova didattica universitaria, ha commentato il rettore dell'Università degli Studi di Palermo, Massimo Midiri. I simulatori, monitorati da sistemi computerizzati molto avanzati, consentiranno agli studenti di poter testare interventi e procedure complesse e di acquisire importanti abilità pratiche. Questa iniziativa è parte integrante di un progetto già avviato in Ateneo, con lo scopo di affiancare ai metodi di insegnamento classici la tecnologia digitale, che consentirà di offrire spazi innovativi di apprendimento per tutte le specializzazioni. Siamo lieti che l'Università di Palermo, sottolinea il commissario straordinario del Policlinico Paolo Giaccone, Alessandro Caltagirone, sia promotrice di iniziative formative complementari alla mera didattica sui libri, implementando percorsi di apprendimento sul campo con tecniche innovative, tecnologiche digitali di realtà virtuale aumentata. Durante l'emergenza Covid abbiamo constatato quale avrebbe potuto essere l'ulteriore contributo dei neolaureati, eccezionalmente reclutati, se avessero seguito percorsi formativi sul campo. Per loro e per i medici specialisti la pratica rappresenta un'opportunità straordinaria anche per l'assistenza. Questi strumenti infatti consentono di simulare di volta in volta casi clinici di diversa complessità. Caronte & Tourist, prima azienda di navigazione italiana ad aver ottenuto la certificazione ISO 30415, un riconoscimento che si basa su principi, ruoli, azione e policy per sviluppare e supportare processi di inclusione delle diversità negli ambienti di lavoro. Quello della certificazione su diversity e inclusion, questa UNI ISO 30415, è la tappa in questo momento la più importante di un percorso che tuttavia per Caronte & Tourist è iniziato diversi anni or sono, quando sulla base di una intuizione e anche di una vena di follia immaginammo di poter fare della parità di genere, partendo da quel tipo di diversità, un obiettivo che per una società di navigazione, per una società di navigazione del sud, era un obiettivo che certamente sembrava titanico e che invece lentamente stiamo raggiungendo attraverso tappe ripetute e costanti, delle quali per l'appunto questo della certificazione al momento è la più importante. Tra queste tappe noi ricordiamo con molto piacere e anche con un legittimo orgoglio l'essere stati la prima azienda italiana dello shipping a fare un accordo con le organizzazioni sindacali regionali della Sicilia proprio sulle pari opportunità, la prima azienda a creare un ambito, una funzione di diversity e disability management, peraltro retta da una donna, dalla collega Piera Calderone. Quindi insomma è per noi questa una delle
delle tante modalità di declinazione della responsabilità di sociale d'impresa, per la quale noi insomma intendiamo qualificare il nostro modo di essere azienda e di essere un gruppo anche importante nella Sicilia e nel Meridione. Il vicepresidente della Regione Gaetano Armao e il deputato regionale Mario Caputo in visita ad Expo Cook. Nell'ultimo giorno della Fiera del Gusto di Palermo si è tracciato un bilancio. Obiettivo per il futuro, il potenziamento delle attività e degli spazi espositivi in città. È un'iniziativa importante Expo Cook, che nonostante tutte le avversità, nonostante tutte le difficoltà, oggi attraverso queste terzo strutture in Piazza Reggiotto riesce a essere organizzata bene all'altissimo livello nazionale ed internazionale. L'impegno che possiamo profondere è quello di chiedere a chi si presenta per governare la città di inserire un piano serio di rilancio della Fiera del Mediterraneo. Palermo deve tornare a essere una sede fieristica come lo sono le grandi città italiane ed europee, perché attraverso il rilancio della Fiera del Mediterraneo che avverrà tra Comune e Regione si può ripartire con iniziative di grande livello europeo come Expo Cook merita di essere. Io con i miei sforzi, con il mio ruolo di parlamentare e componente dell'attività della Commissione Attività Produttiva dell'Assemblea Regionale sto cercando di portare avanti queste iniziative mediante la presentazione di un disegno di legge che ho concordato ed è il frutto del lavoro di tante persone impegnate nel settore, che mira a realizzare e a costituire un appuntamento costante nell'anno riguardante di istituzioni, di giornate, di promozioni dei prodotti biologici e ecogastronomici della Sicilia. Debutta oggi al Teatro Massimo di Palermo Cenere di Gerry Palazzotto, una tragica storia italiana sui misteri ancora irrisolti delle stragi Falconio e Borsellino. Nel trentennale delle stragi di Capaci e Via D'Amelio, il Teatro Massimo di Palermo presenta l'opera inchiesta del giornalista e scrittore Gerry Palazzotto sui misteri ancora irrisolti delle stragi Falcone e Borsellino. Con le musiche di Marco Betta, Fabio Lannino e Diego Spitaleri, la narrazione di Gigi Borruso, le coreografie di Alessandro Cascioli e Yuriko Nishihara, gli artworks di Francesco De Grandi, Cenere usa grandi linguaggi per affrontare vecchie ferite collettive. Cenere è il capitolo finale di una trilogia di teatro d'inchiesta prodotta al Teatro Massimo, scritta e diretta da Gerry Palazzotto, iniziata 5 anni fa con le parole rubate e portate avanti con i traditori. L'opera, che sarà in scena al Teatro Massimo in Sala Grande oggi e domani, ricostruisce e analizza i passaggi fondamentali dei misteri delle stragi del 92, in cui morirono Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Paolo Borsellino e gli agenti delle scorte, Vito Schifani, Rocco Di Cillo, Antonio Montinaro, Agostino Catalano, Emanuele Aloi, Vincenzo Limuli, Walter Eddy Cosina e Claudio Traina. Sono passati 30 anni, spiega Palazzotto, e la Cenere è quel che resta, una sorta di nemesi dopo un'incredibile sequela di indagini, processi, vicissitudini giudiziarie, anomalie, colpe mai espiate e parole non dette del più clamoroso depistaggio dell'Italia repubblicana. Domani è domenica a Palazzo Asmundo la nuova tappa di Opificia, l'evento dedicato all'artigianato. Artigianando prosegue la sua attività con la particolare mostra mercato itinerante all'interno dei palazzi e delle ville nobiliari della città di Palermo con Opificia. Questa volta la manifestazione farà tappa a Palazzo Asmundo, il meraviglioso palazzo museo di via Pietro Novelli 3 di fronte alla cattedrale di Palermo, che domani e domenica a partire dalle 9 fino alle 20 con ingresso libero ospiterà 30 spazi con artigiani provenienti da tutta la Sicilia. Torno Opificia è la nostra mostra mercato di punta che organizziamo all'interno dei palazzi e ville nobiliari della città. Domani e domenica si svolgerà a Palazzo Asmundo, bellissimo museo di fronte alla cattedrale di Palermo. L'orario sarà dalle 10 alle 20, l'ingresso sarà libero e gli utenti avranno a disposizione la possibilità di poter visionare 25 spazi artigiani creativi. All'interno ci sarà anche uno spazio dedicato
dedicato al food, in quanto Palazzo Asmundo ha un bistrò all'interno che è fruibile per tutta la giornata, e inoltre la cosa bella che il museo sarà fruibile gratuitamente per gli utenti, quindi è un'iniziativa che Opificia sposa sempre, cioè la possibilità di far non solo conoscere l'artigianato, ma contestualmente far vedere palazzi e ville gratuitamente ai cittadini e ai turisti. Degustazione delle varietà di nespole locale e del pane condito con olio evo, senza tralasciare momenti di musica e spettacolo. Tutto questo ad Altofonte, domenica 22 maggio, in Piazza Falcone, dalle 9 alle 13. Una giornata unica per conoscere anche la Cappella Normanna, la Fontana Grande e il Mulino di Sotto e il suo parco di Altofonte. Sì, per me è un piacere poterla promozionare perché abbiamo ottenuto questo finanziamento grazie all'assessorato dell'agricoltura appunto per promuovere i prodotti agroalimentari. E verrà svolta giorno 22 dalle ore 9 alle ore 13 e siamo abbastanza contenti di poter fare conoscere il nostro territorio anche fuori. L'evento è un evento molto aperto, praticamente i cittadini che verranno potranno posteggiare le loro auto e recarsi in piazza. In piazza appunto ci saranno gli stand nei quali verrà promozionato il prodotto della Nespola, potranno assaggiare anche l'olio d'oliva di cui il territorio è abbastanza rinomato e poi potranno, laddove volessero, visitare la Fontana Grande, la nostra sorgente, il Vallonaccio e anche la Cappella dei Normanni che sarà aperta per l'occasione. Non mancheranno momenti di spettacolo? Assolutamente sì, perché abbiamo il piacere di poter ospitare Deborah Troia all'interno della manifestazione, una voce incantevole con appunto musica popolare che allieterà l'evento. All'interno della manifestazione avremo anche dell'artigianato locale, ma la cosa importante è che il prodotto è un prodotto tipico del territorio di Altofonte. Appunto, come dicevo prima, siamo conosciuti per l'olio, ma anche la nespola è un prodotto che abbiamo voluto valorizzare e che viene appunto consegnato a questa manifestazione dagli agricoltori locali, grazie alla cooperativa che abbiamo nel territorio. Sarà la Virtus Entella, la squadra che sfiderà il Palermo nella gara dei quarti di finale dei play-off per la promozione. Questo è l'esito del sorteggio. La partita d'andata a Chiavari è in programma martedì prossimo, mentre il ritorno sabato 21 maggio. E ieri, serata di grandi emozioni a Renzo Barbera, dove i rosso hanno pareggiato con la Triestina. Il boato tanto atteso, quello delle notti magiche del Renzo Barbera, alla fine è giunto soltanto in extremis. Ben oltre il 90esimo, il diagonale di Luperini ha chiuso il discorso qualificazione per il Palermo contro la Triestina, consegnando ai rosanero il pass per i quarti di finale. Ma quanti brividi sul prato verde di Viale del Fante! Finisce 1-1, ma al termine di un match in cui la squadra di Bucchi ha davvero fatto sudare sette e più camicie ai padroni di casa. In Viale del Fante è andata in scena una serata indimenticabile per i tifosi che sono tornati a gustare a distanza di diversi anni spalti pieni e traboccanti di gioia. Notte di grande entusiasmo anche davanti agli emissari del City Group che hanno preso posto in tribuna al fianco del presidente Mirri. Partita tesa e nervosa per l'alta posta in palio sin dai primi minuti e nella ripresa gli animi si sono scaldati anche sugli spalti. Il lancio di oggetti in campo ha anche costretto il direttore di gara Giordano Di Novara a sospendere la partita per qualche minuto. La Triestina ha subito dimostrato di non essere arrivata in Sicilia per far da vittima sacrificale e il primo grande brivido è arrivato dopo il primo quarto d'ora con il rigore assegnato agli ospiti ma eroicamente parato da Massolo a Procaccio. Subito dopo Volta ha anche colpito il palo facendo tremare ancora lo stadio. Il Palermo ha faticato nella costruzione del gioco e solo nel
secondo tempo è riuscito ad alzare un po' il baricentro. La grande paura a 10 minuti dal 90esimo, quando Litteri di testa ha portato in vantaggio la Triestina. Il Palermo ha scacciato i fantasmi solo in pieno recupero. Era il 96esimo quando Luperini, assegnato dal limite, è mandato in estasi l'intero popolo rosanero al Renzo Barbera. C'è grande soddisfazione alla fine della sfida tra i tifosi accorsi a Renzo Barbera. Ascoltiamo alcuni dei commenti raccolti dopo il triplice fischio. Tony, partita complicata, non ce l'aspettavamo vista la prestazione del Palermo nella partita di andata, ma alla fine il risultato è stato raggiunto, siamo nella seconda fase nazionale. Sì, allora sapevamo che comunque la Triestina veniva ben preparata, il secondo tempo comunque dell'andata lasciava, ecco, già presagire un ritorno abbastanza infuocato. È stato così, non c'è stata purtroppo reazione della squadra, se non a tratti, l'importante è aver portato il risultato a casa e siamo nei quarti di finale, adesso spero che adesso, ecco, tutta la squadra abbia compreso, ecco, cosa lo stadio può dare, cosa può dare, ecco, giocare in casa e giocarci praticamente tutta la qualificazione fino alla finale. Allora, una partita complicata, quella di questa sera non ce l'aspettavamo, non se l'aspettava soprattutto questo pubblico straordinario che ha incitato dal primo all'ultimo minuto la squadra, però il risultato è stato raggiunto, il Palermo è alla seconda fase dei playoff nazionali. Lei come l'ha vista? Comunque, sì, l'importante è comunque passare il turno, poi il resto un po' di pazienza. Ci si aspettava di più ovviamente, però i tifosi devono anche accontentarsi. Se l'aspettava questa prestazione, perché il Palermo in casa ha sempre fatto bene in quest'anno, forse questa cornice, questo pubblico, questa spinta ha un po' condizionato certi giocatori che non c'erano abituati? Può darsi, sì, esatto, perché in fondo in Serie C trovare 36.000 spettatori non è che tanto, ovviamente, quindi non lo so, o ci si rilassa o ci si spaventa, insomma qualche cosa non ha girato per il verso giusto, o la testa è quella che funziona comunque o che non funziona. Quindi, a seconda come capita. E anche per oggi è tutto, vi ringrazio per averci seguito, vi do appuntamento alle prossime edizioni di Media News.